Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di automobile.it. Io sono Fiona e oggi andremo un po' nel tecnico perché voglio parlarvi di auto sportive economiche. Ma prima, sigla! Prima di iniziare ovviamente dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina, altrimenti vi si scioglie il gelato. Sono sempre bellissime queste minacce. Sì, lo so cosa state pensando, ma Fiona, non è possibile trovare un'auto economica che sia pure sportiva. E invece sì, se vi rivolgete al mercato dell'usato. Nei meandri del database del sito di automobile.it ci sono un sacco di opportunità che aspettano solo voi, con un notevole risparmio. Vi offriamo persino due fasce di prezzo, le sportive sotto i 5.000 euro e quelle sotto i 10-12.000 euro. Oggi siamo generosissimi, siorri e siorri, fuori tutto! Coraggio, vediamo cosa si può trovare al prezzo di una Panda nuova. Anche se le auto di questa lista hanno prezzi bassi, vi ricordiamo che i costi di gestione sono commisurati al livello di potenza e prestazione dell'auto. Inoltre ogni auto usata può essere in condizioni diverse, se volete evitare fregature seguite i nostri consigli. Partiamo con la fascia più economica, sotto i 5.000 euro, dove troviamo Audi TT prima serie, prodotta dal 98 al 2006. Basata sul telaio della Golf, la piccola coupé offre grandi qualità, spazio abbondante per due persone e una linea senza tempo. Le sue forme tondeggianti sembrano infatti uscite oggi dalla fabbrica. Due motori disponibili, un 3002 V6 molto raro da trovare e un 1008 turbo disponibile in vari livelli di potenza, da 150 a 225 cavalli. Su strada la TT non è una sportiva impeccabile, la trazione è anteriore o integrale, lo sterzo non è uno dei più affilati e l'assetto offre un comfort ben più che accettabile, ma il motore pimpante e il cambio manuale a 6 marce permettono lo stesso di divertirsi. Su strada ci si può accontentare anche della versione base con il 1008 da 150 cavalli e la trazione anteriore. Non sarà velocissima, ma vi assicuro che vi darà delle soddisfazioni. Se volete una guida più sportiva e dura, senza però rinunciare ad un'estetica curata, perché non guardare alla Mini Cooper S? Io consiglio la prima serie della Mini moderna, conosciuta dagli appassionati come R53. La piccolissima inglese è poco più grande di una Panda, ma è dotata di un fantastico 1006 sovralimentato con un compressore volumetrico. Questo particolare motore non ha consumi molto bassi, anzi il compressore però garantisce un'iniezione di potenza dai bassissimi giri fino a quota 7000, il tutto con il suo tipico fischio, che fidatevi crea dipendenza. Non è la più comoda né la più spaziosa, ma grazie all'ottimo telaio, allo sterzo molto diretto e preciso e all'assetto piatto, vi divertirete anche andando a fare la spesa. Ultimo consiglio, puntate sul modello con 170 cavalli, prodotto dal 2005 al 2006. È una versione migliorata della precedente, molto più affidabile. Saliamo di prezzo e di potenza, con la prima partecipante alla fascia sotto i 12.000 euro, Abarth Grande Punto. Sì, è vero, deriva da una delle auto più comuni del nostro paese, ma sotto la sua estetica un po' tamarra, passatemi il termine, Punto Abarth nasconde una bella guida e un motore tanto affidabile quanto esuberante. È infatti dotata dell'ottimo 1004 T-Jet da 155 cavalli, che dona grande punto, ottime prestazioni e un caratterino pungente, come lo scorpione che porta sul cofano. Al contrario di Abarth 500, con cui condivide il motore, Punto sfoggia un telaio davvero divertente, preciso e molto sincero. Questo la rende davvero forte tra le curve, dove vorrei solo un po' di precisione in più dallo sterzo. Rimaniamo nel segmento delle hot hatch, parlando di una delle migliori sportive degli anni 2000, Honda Civic Type R, prodotta dal 2001 al 2005. Questa giapponese è dotata del leggendario 2000 VTEC, un motore che ha un posto nell'Olimpo dell'automotive. Sulla Civic Type R EP3, questo suo nome in gergo, eroga 200 cavalli a ben 7400 giri e tira fino a quasi 9000 giri. Civic, seppure non sia per nulla lenta sul dritto, dà il meglio di sé tra le curve. Quando il sistema VTEC entra verso i 6000 giri, l'auto prende vita, cambia sonorità e dà il meglio di sé, regalando un passo e un'agilità uniche. Il telaio, lo sterzo e l'assetto poi sono perfetti per divertirsi tra le curve, così come il cambio manuale a 6 marce. Questo è collocato in maniera totalmente anticonvenzionale sulla plancia, in una posizione che nella guida sportiva è una manna dal cielo per la vicinanza tra volante e cambio. Scegliendola potrete avere un'esperienza simile a quella di una moto sotto le sembianze di una non bellissima compatta. Non lasciatevela scappare! Se si parla di sportive economiche, non si può non citare Mazda MX-5. Miata infatti è fin dall'89 il punto di riferimento per collocare
coloro che cercano un'auto sportiva leggera, magari Spider, con trazione posteriore e bassi costi di gestione. Quella che vi consiglio in questa fascia di prezzo è la terza generazione, la cosiddetta NC, prodotta dal 2005 al 2015. Questa serie di MX5 non è leggera come le precedenti, ma il piacere di guida unico della giapponesina aggiunge una praticità che può far davvero comodo. Aria condizionata, radio, vetri elettrici sono infatti di serie e voi dovete scegliere solo tra il 1008 da 126 cavalli e il 2000 da 160 cavalli. Non vi basta? Lo sterzo è praticamente telepatico per come segue le vostre traiettorie. Il telaio perfetto per divertirsi su strada e il cambio manuale a dir poco da sogno, un esempio ancora oggi per molti costruttori. Io personalmente vi consiglio il 2000 per la presenza di serie del differenziale autobloccante assente sulla 1008. Per imparare a guidare una trazione posteriore non esiste di meglio. Abbiamo escluso due splendide auto dalla lista: Alfa Romeo GT 3002 V6 e BMW 130i. Sarebbero entrate a pieno diritto grazie a due motori a 6 cilindri ed una guida unica, ma i loro costi di gestione sono davvero molto impegnativi. Ci sono poi moltissime altre escluse eccellenti, come ad esempio Peugeot 106 Rally, Toyota MR2, Volkswagen Golf GTI, Seat Leon, Cupra, Fiat Coupé, troppe anche per essere solo elencate. Vorreste vedere un altro video sulle sportive usate? Magari su quelle un po' meno conosciute? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo presto in un prossimo video. Dove? Ovviamente qui, su automobile.it. Ciao!